La 65esima edizione del GP Lotteria è stata caratterizzata da una serie di eventi che saranno ricordati nella storia del nostro sport, uno su tutti il trionfo di McGrace SM. Il secondo cavallo italiano dopo Varenne è entrato per la terza volta consecutiva nell'albo d'oro della corsa, trascinando nel mito anche il suo trainer, il suo driver ed i colori della Stahl Royal Horse. Anche stavolta l'ippodromo di Agnano ha fornito un esempio perfetto di come l'ippica possa inglobare al suo interno una serie di eventi paralleli, in grado di esaltare al meglio il fascino delle corse dei cavalli, di gratificare le stesse di suoi protagonisti del giusto consenso del pubblico, anche di quello che poco e male conosce di questo ambiente, ma che domenica ha risposto numerosissimo, attirato oltre che dai soggetti più blasonati dei nostri free for all e dai grandi nomi dell'ippica nazionale, anche da prelibate specialità gastronomiche, dagli scalpiccianti e graziosissimi Welsh ponies, dalle divertenti gag comiche che cadenzavano le pause tra una corsa e l'altra. Conclude la giornata l'attesissimo fuori classe Varenne, intorno al quale si è stretto il solito stuolo di fan e adoratori, mite e accorto come forse nessun essere vivente saprebbe fare. Il capitano si è esibito in una sorta di défilé condotto dal suo compagno di tutta una carriera, Giampaolo Minnucci, il proprietario Enzo Giordano e dagli amici di sempre. Sfilata che ha avuto luogo al termine delle tre appassionanti batterie di qualificazione a lotteria, iniziate con una spiacevole sorpresa per il team del favorito, Pascha Lest, che apre una speranza all'ospite scandinavo Mosser Drive. Il figlio di Varenne, Superior Sun, non manifesta interesse alla partenza, ma lascia la contesa New York New York e I Am Griff, con quest'ultimo ad avere la meglio. Enrico Bellet interviene però prontamente sul primo decelleramento per spostare, andando a rilevare la conduzione della prova, ma alla fine non sarà sufficiente. È fermo Pascha Lest! I cavalli sono in zona traguardo, lotta incerta e sul traguardo Jorma Kontio! Nella seconda batteria i primi lampi di quello che sarà il protagonista assoluto della giornata, ovvero McGrace SM, guidato senza problemi dall'esperto Roberto Andreghetti, 1:11:03 il tempo sul miglio, il migliore delle qualifiche con Mineiro AS e Onegin del Ronco sui gradini più bassi. Per Bellet una piccola consolazione dopo la cocente delusione vissuta insieme a Pascha Lest. È una promenade de santé! È una promenade de santé. Lotta per il secondo in plein di Andreghetti, poiché Mineiro è buon secondo su un ottimo Onegin del Ronco. Anche la terza batteria non subisce scossoni rispetto ai pronostici, anche se No Man's Land deve fare gli straordinari dopo essere rimasto chiuso ai 400 metri. Il Salchi di Pietro Gubellini sciorina un finale esaltante, il cavallo corre in modo eccezionale, brucia il danese Bagley fin lì al comando e si infila tra Probo OP e l'altro favorito Napoleon Bar, che ottengono la meritata qualificazione all'atto conclusivo. Probo P in vantaggio, sgabbia Gubellini e No Man's Land, Pietro il Grande che sul palo stampa Probo P. E così si compone il lotto dei magnifici 9. La vittoria di McGrace nella seconda batteria regala al suo team un'opzione determinante,
Accaparrato il numero 1, ci si assicura il minimo della spesa con un potenziale massimo rendimento. E sebbene le corse racchiudano a volte insidie non ponderate, il piccolo baio oscuro si rivela affidabilissimo nonostante il numero non sia il massimo per scattare allo stacco. Mineiro AS prova a partire forte, ma flette rapidamente. L'allievo di Lucio Colletti gli rientra prontamente, trascinandosi alle calcagna Napoleon Bar, che con Bellei realizza un capolavoro in partenza, disponendosi nel punto che sarà determinante per il risultato. Viene via, non ha Le Pen, e non ha Le Pen forza in terza ruota, anticipato da Owen. McGrath sembra ancora controllare, non fa spazio a Napoleon. Viene via invece bene Owen CR, allunga gradatamente McGrath. McGrath al comando, controlla Andreghetti, controlla. Retta d'arrivo, allunga McGrath, se ne va, se ne va. Go, 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 baby, go, 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 baby, go. McGrath, McGrath, signori, chapeau per il terzo, il numero 3 di No Man's Land. Allora Roberto, ce l'abbiamo fatta, sei entrato nella storia, nella leggenda di questa corsa vincendola per 3 volte consecutivamente e con McGrath, te lo aspettavi? Ma guarda, devo dirti la verità, un po' sì, però non pensavo che fosse un'emozione del genere, soprattutto che il cavallo fosse una macchina di questo tipo, perché non ha potenza forse, però cuore e cervello sono la sua dote, quindi... qualcosa di difficilmente descrivibile. Devo dire una cosa, la cosa che strabilia di più di McGrath è proprio la semplicità con la quale riesce a concludere. Non è quello che ci ha preceduto nella sfilata, che è stato unico e sarà unico nella storia, ma lui nel suo piccolo è qualcosa di importante. McGrath SM, Roberto Andreghetti, Lucio Colletti entrano nell'antologia della corsa per antonomasia. Seconda per rilevanza solo al derby forse, ma a partire dall'ultimo decennio sicuramente prima per investimenti e qualità tecnica dei cavalli di 5 anni ed oltre. Una giornata impossibile da dimenticare, non solo per i vincitori ma anche per alcuni degli esclusi dalla finale, tra cui Orsia, che vincolata a uno schema non semplice in batteria, si riscatta giudicandosi la consolazione con Roberto Vecchione. Orsia va su Papandreou, lotta incerta tra i due, ma è Orsia che in zona traguardo prende la meglio su Papandreou, che si salva da New York, New York. La giovane cordata di ippodromi partenopei ha ricevuto così anche quest'anno una piena e fragorosa acclamazione di pubblico e addetti ai lavori per come ha saputo confezionare un evento che ha soddisfatto davvero tutti. A confermarlo i numeri assolutamente positivi, 16.000 e oltre presenze sugli spalti, 825.000 euro di giocate complessive, un gran premio che ha dispensato oltre 500.000 euro ad alcuni dei soggetti in assoluto più qualitativi del panorama nazionale.